l'altra referente Olbia, alla quale insomma dobbiamo insieme a Sabrina questa bellissima giornata insieme. Io sono super emozionata perché siete veramente tanti e ci siamo sentiti ultimamente insomma per diversi motivi e sono felice che siate riusciti a venire. Anche io oggi insomma stavo rischiando di non esserci, però siamo tutti qua e sicuramente è un evento particolare questo, perché avere a fianco Barbara e Katia, che sono venute da fuori, che viviamo, conviviamo, condividiamo tante cose online, vederci, insomma, poterci abbracciare oggi, per me è stata un'emozione incredibile. Domani loro saranno anche a Sassari, Danina, che purtroppo oggi non è potuta venire, ma abbiamo con noi, abbiamo Patrizia che è venuta da Cagliari, Patrizia Farizzo, la referente di Cagliari, e Annalicia da Oristano con tante soci, quindi molti di voi sono venuti anche da Cagliari, Oristano, Nuoro, quindi vi ringrazio doppiamente. Cosa volevo dire? Non sono riuscita a prepararmi nulla di scritto, però voglio ringraziare tutte le socie di Olbia e della Gallura che ci stanno sostenendo tutti i giorni. Io sono referente dal 2020 e non pensavo veramente di arrivare fino a qui. Con il vostro affetto io sto crescendo e mi date sempre di più. Non riesco a dire più. Per andare avanti con la scaletta, ci avremo il coffee break e potremo scambiare due parole, ok? E vi ringrazio ancora tantissimo. Grazie a me. Grazie. Se la mettiamo così dopo mi emoziono anch'io e ci sciogliamo in lacrime, invece adesso devo passare alla parte più diciamo istituzionale che mi compete, ed è un po' spiegare sia chi siamo sia tutto quello che facciamo a livello anche ministeriale nelle varie regioni. Perché come abbiamo detto, la nostra associazione nasce da pochi anni e nasce perché chiaramente ognuna di noi ha incontrato sul proprio cammino questa malattia. Quindi nel 2016 ho fondato insieme a Katia, poi via via si è aggiunto tutto il nostro meraviglioso staff. Noi siamo nati subito come associazione nazionale, ma perché prevalentemente quello che ci interessa più di tutti e più di tutto è essere capillari, essere sul territorio, dare accoglienza a chi sta vivendo quello che abbiamo vissuto noi, perché una delle cose più difficili è proprio capire alle volte dove sei, cosa devi fare, a chi ti puoi rivolgere. Quindi come associazione nazionale abbiamo la possibilità di toccare con mano tutto quello che è la vita delle persone, costruire insieme, crescere insieme. Come malattia salto tutta la parte che poi spiegheranno perfettamente i medici. Quello che mi preme è proprio quello che stiamo sottolineando, l'importanza della famiglia, perché molto spesso non si è creduti proprio a partire dalla propria famiglia e questo ad onor del vero succede anche perché quando si vanno a fare soprattutto le prime visite, che magari con tante aspettative, uno ha aspettato anche 6 mesi per riuscire ad avere una visita specialistica, ahimè ancora tanti sono i medici che sostengono che sia una malattia psicosomatica, ma nel senso negativo del termine, perché psicosomatico significa semplicemente che il nostro corpo e la nostra testa sono un tutt'uno, che è anche abbastanza ridicolo doverlo ribadire, però assunto un'accezione negativa, no? Lo psicosomatico è come dire sei tu che ti inventi, sei ipocondriaco. Quindi molto spesso succede che abbiamo una visita a cui teniamo tanto e ci facciamo accompagnare dal marito o dalla moglie e ci troviamo di fronte al medico che dice ma signora, ma la fibromialgia non esiste, si trovi un hobby, qualcosa che la faccia divertire, e
parole testuali di chi l'ha vissuto, soprattutto se una donna è giovane, si sente dire: si trovi un fidanzato e vedrà che passa tutto. Quindi è chiaro che se con noi in quel momento c'è il marito o il fidanzato di turno, usciamo dalla visita e ci sentiamo anche dire: te l'avevo detto io che non hai niente, sei tu che fai tutte queste storie. Quindi la qualità della vita in famiglia parte proprio da un riconoscimento della nostra situazione, che non è il voler essere poverina, tu che stai così, no, è il voler avere la stessa dignità, che è anche brutto da dire per una malattia, che si ha con qualunque altra malattia nota. Io faccio sempre questo esempio molto personale ma molto calzante. Io prima di avere la fibromialgia ho avuto un tumore, quindi sono stata una paziente oncologica, e la differenza netta che vedo negli occhi delle persone è abissale. Quando dicevo sono una paziente oncologica, vedevo proprio negli occhi delle persone di fronte un'empatia, una comprensione, quel sentirti, anzi spesso mi sentivo anche dire: ma dai, ma davvero, eppure sei qua tutta sorridente, truccata, bella. Poi dico sono una paziente fibromialgica e vedo che mi guardano, sopracciglio che si alza, come dire, sì dai vabbè, dimmi qualcosa di più interessante. E questo fa la differenza, soprattutto per chi ha la diagnosi da poco e in cerca di diagnosi. Salto tutta la parte medica, ecco. E noi cosa facciamo? Come associazione, innanzitutto dicevo, noi siamo molto interessati a quello che vivono le persone, quindi cerchiamo di organizzare quante più possibili iniziative proprio per stare insieme, per prendere consapevolezza, quindi gruppi d'ascolto anche col supporto di psicologi in tutta Italia, punti informativi presso ospedali e centri medici dove possiamo dare informazione. Questa iniziativa di cui fa parte il Comune di Olbia, Comuni a Sostegno, che in questi anni ha visto più di 600 comuni partecipare, e fra l'altro il 12 maggio, che sarà a breve la giornata mondiale della fibromialgia, raccoglie l'adesione a tantissime nostre iniziative, fra cui facciamo luce sulla fibromialgia, e quindi abbiamo più di 600 comuni in Italia che illuminano di viola, che è il colore della fibromialgia, un monumento. Oltre ai comuni ci sono 13 sedi regionali, Camera, Senato e da quest'anno speriamo anche il Quirinale. Tante iniziative come la panchina ci avvicina, quindi le panchine viola con le tag, con i QR code dove si accede, si può vedere tutta la spiegazione. Una delle iniziative di cui andiamo molto orgogliosi è Piantiamo la Salute, in collaborazione con l'Arma dei Carabinieri Nazionale. Essendo la fibromialgia e anche altre malattie che noi rappresentiamo chiaramente strettamente legate al nostro ambiente, nel nostro piccolo cerchiamo di fare qualcosa di simbolico ma anche concreto, quindi piantiamo alberi in tutta Italia. Collaborare con l'Arma dei Carabinieri ci ha dato anche la possibilità di entrare nelle scuole, quindi facciamo tantissimi incontri presso le scolaresche per instillare un po', diciamo, il dubbio, sia proprio per fare una sorta di prevenzione, perché purtroppo si abbassa sempre di più l'età in cui viene fatta la diagnosi di fibromialgia. Quindi se la letteratura scientifica riporta ancora da una certa età prevalentemente donne, noi come associazione tocchiamo con mano che l'età si sta abbassando vertiginosamente. Abbiamo bambini di 9-10 anni e sempre più uomini. Quindi sicuramente la situazione, la letteratura scientifica cambierà. Il fatto di poterne parlare nelle scuole rende possibile una forma di prevenzione e anche una forma di comprensione per chi dovesse invece avere mamma, padre, sorella che ne soffre. Sensibilizzazione attraverso la musica e l'arte, e attori e attrici sportivi con i quali abbiamo avviato anche tante iniziative, quindi mondo dello sport, calcio, diamo un calcio alla fibromialgia, schiacciamo la fibromialgia col basket e volley e persino la box fibromialgia KO. Tantissimi convegni, ad oggi dalla nostra nascita ne abbiamo fatti 1183.
e oltre a quelli in presenza come oggi tantissimi online che già facevamo prima del Covid e chiaramente dal Covid in poi sono sempre di più. Abbiamo fatto un tour nazionale, siamo stati anche proprio in Sardegna con il primo documentario sulla fibromialgia ad Maiora che abbiamo prodotto e con il quale abbiamo fatto 40 tappe nazionali. E il CFU on the road che parte proprio, che è partito ieri, abbiamo qua Patrizia Sarrizzu che è l'organizzatrice delle tappe qui in Sardegna e qua ha preso proprio il volto vero di come nasceva come idea, ovvero con il camper. Con il camper andiamo e raggiungiamo anche posti in cui magari non vengono fatti convegni, quindi cerchiamo di portare l'informazione a domicilio. Nell'anno 2023 appena trascorso abbiamo avuto anche molte partecipazioni televisive, quindi da Elisir a Gheo a Medicina 33 e Nuovi Eroi che ha fatto un'intera puntata proprio su di noi. Il nostro comitato tecnico-scientifico cresce di mano in mano perché per noi è importantissimo creare una rete di medici in tutta Italia per essere supportati. Tantissime le iniziative che facciamo sempre in tutta Italia, così come studi e ricerche avviati, adesso scorro velocemente proprio per darvi un'idea di quanti siano gli studi che abbiamo elaborato e uno di quelli diciamo più importanti perché potrebbe fare la differenza è la ricerca in ambito lavorativo. È durata circa 4 anni in collaborazione con Fondazione ASPI che si occupa di tecnologie abbinate alle disabilità in campo lavorativo, Fondazione ISAL che è ricerca sul dolore cronico e la CISL. Abbiamo parlato con quasi 2000 persone. Scusa se ti interrompo. Sì. Prima di parlare del riconoscimento, allora Barbara è una cosa che non dice mai, quello dico io. Barbara l'anno scorso è stata insignita ufficiale della Repubblica dal Presidente Mattarella proprio per il lavoro che svolge lei come Presidente con tutto il CFU e mi sembra giusto ricordarlo perché direi che insomma è un segnale molto positivo che è arrivato dal Presidente della Repubblica verso una malattia che non è riconosciuta dallo Stato. Quindi complimenti a Barbara per è uno dei cortocircuiti divertenti del nostro paese, il Presidente della Repubblica che riconosce i meriti di chi si dà da fare per riconoscere una malattia che lo stesso Stato ancora non riconosce. È veramente bizzarro ed è un cortocircuito, sarebbe da analizzare. Assolutamente. Quindi, grazie Katia. Ma in realtà poi c'era la slide su quello. C'è dopo. Mi hai preceduto. Allora, saltiamo tutta la parte degli scorsi anni perché dall'anno successivo alla nostra nascita, quindi dal 2017, noi da subito siamo stati presenti al Ministero. Abbiamo conosciuto ad oggi 4 governi e 4 ministri della salute, quindi noi abbiamo iniziato quando c'era la Lorenzin. E abbiamo collaborato in tutti gli anni passati a tutti, a molti, non tutti, disegni di legge presentati sia alla Camera sia al Senato. Abbiamo fatto audizioni sia alla Camera sia al Senato e avevamo supportato il testo unico che era stato scelto appunto con la scorsa legislatura, che era il testo 299, che praticamente aveva già compiuto tutto l'iter in Senato. Se non fosse caduto il governo sarebbe passato alla Camera e probabilmente oggi avremmo una legge sulla fibromialgia. Non è detto, però è probabile che. Abbiamo fatto anche manifestazioni sempre molto pacifiche, civili, davanti a Montecitorio e diciamo che le pietre miliari del nostro percorso, che sembrano cose piccole e non lo sono, sono avvenute a partire dal 2020, ovvero nonostante fossimo in piena pandemia, noi dobbiamo riconoscere all'ex ministro Speranza nei nostri confronti, quindi non entro nel merito di nessun'altra cosa, ma una totale concretezza, perché noi abbiamo avuto con lui l'incontro a febbraio, purtroppo a marzo, quindi il mese successivo fu dichiarata l'emergenza mondiale per il Covid,
ma Lucio aveva fatto una promessa che nonostante tutto ha mantenuto, ovvero che avrebbe inserito nella prima riunione della commissione LEA all'ordine del giorno la fibromialgia, perché da ignorante in materia qual ero, e piano piano stiamo cercando di erudirci un po', io non avevo idea che nonostante tutti gli incontri fatti al ministero, le promesse eccetera, in realtà se qualcuno non si fosse preso la vega di scrivere nero su bianco nell'ordine del giorno della commissione LEA fibromialgia, fino a quel momento sarebbero state tutte parole campate per aria. Quindi il ministro Speranza ci garantì questo ed effettivamente, nonostante tutto, abbiamo avuto, ecco, il 10 dicembre 2020 per noi è stato uno di questi momenti epocali, perché alla prima riunione della commissione LEA la fibromialgia era effettivamente inserita nell'ordine del giorno. Questo ha fatto anche sì che noi abbiamo compiuto una delle nostre operazioni folli, perché l'abbiamo saputo solo la settimana prima di questo incontro. E cosa abbiamo fatto? Abbiamo controllato quali fossero tutti i rappresentanti regionali presenti in commissione LEA e abbiamo fatto sì che ognuno di loro avesse un dossier per sapere quello che la propria regione di appartenenza aveva fatto o non fatto sulla fibromialgia e quello che a livello nazionale era stato fatto fino a quel momento, perché abbiamo dato per scontato che nessuno è tuttologo e che molto probabilmente gli stessi membri della commissione LEA, forse molti, non sapessero neanche che cos'è la fibromialgia o non sapessero se la propria regione d'appartenenza avesse fatto o no qualcosa. Quindi abbiamo fornito a tutti un dossier per essere un po' più informati, diciamo che abbiamo fatto in un qualche modo persuasione, cioè, abbiamo fatto le stalker nel vero senso della parola. L'altra piccola pietra miliare, ma grande pietra miliare, è stato a dicembre 2021 approvato un emendamento alla legge di bilancio, sempre dello Stato, in cui inizialmente avevamo chiesto 15 milioni di euro, durante la notte erano scomparsi, la mattina erano diventati 5 milioni di euro, che chiaramente sono stati distribuiti alle regioni, quindi stiamo parlando di quello che diventa proprio un piccolo ruscello nel mare, perché quando viene distribuito così a pioggia, soprattutto basandosi solo sul numero di abitanti della singola regione, 5 milioni diventano davvero niente per quello che sono le esigenze di una malattia come questa. Ma per noi anche in questo caso è stato un significato anche simbolico, ma anche pratico, serio, perché abbiamo avuto per la prima volta la fibromialgia scritta nero su bianco su una legge dello Stato, addirittura una legge di bilancio, quindi non una cosa che può essere proprio presa sotto gamba. E quindi questo fa sì che da quel momento in poi nessuno più possa eccepire che la fibromialgia non esiste, perché se addirittura in una legge di bilancio c'è scritto che ci danno 5 milioni di euro, perché dovrebbero farlo per una malattia che non esiste? Qua siamo, appunto, come raccontavo prima, con la caduta del governo siamo ripartiti da zero, perché poi questo anche va detto, il lavoro che viene fatto purtroppo ogni volta che cade un governo è buttato, quindi si deve ricominciare a tessere relazioni, presentare documenti, ogni volta è un supplizio di Sisifo. Quando prima dicevo la leva per sollevare il masso, io intendo anche questo, per noi tutte le volte è un bussare, toc toc, siamo il CFU, chi siete? È la solita storia, qui tutte le volte così. Quindi questa volta abbiamo proprio deciso di metterci la faccia, abbiamo avuto la fortuna anche in questo caso di incontrare dei politici molto disponibili, che quindi ci hanno dato l'opportunità di scrivere questo testo di legge, di depositarlo insieme a loro. Quindi in questo caso noi dobbiamo ringraziare l'onorevole Costa, il vicepresidente della Camera, che ha creduto in noi da subito, ma come sempre lui dice nelle occasioni ufficiali non lo risparmia, anche perché lui è particolarmente sensibile all'argomento, perché sua moglie ha la fibromialgia. Quindi diciamo che è stato uno di quei casi fortuiti e per noi fortunati della vita di andare a bussare alla porta di qualcuno che già sapeva quello di cui stessimo parlando. Quindi il 30 marzo scorso alla Camera abbiamo fatto una conferenza stampa per presentare questo disegno di legge,
La parte scientifica l'ha scritta il professor Raffaeli, come abbiamo detto prima, membro del nostro comitato scientifico, e questa legge ha raccolto le firme di tutti i partiti. E qua c'è la slide di quello che diceva Katia dell'onorificenza di Mattarella, e vi devo dire che entrare al Quirinale è stata un'emozione quasi inspiegabile. Poi abbiamo conosciuto anche il ministro Schillaci, quindi il quarto ministro della salute che abbiamo conosciuto in questi anni, a luglio, e con lui eravamo rimasti d'accordo che entro l'anno, quindi entro il 2023, queste sono fasi molto importanti perché purtroppo noi eravamo sicuri che entro il 2023 ci sarebbe stato l'inserimento nei LEA, e questo era stato anche in un qualche modo confermato dallo stesso ministro Schillaci anche ai microfoni di Striscia la Notizia, che da qualche anno si occupa dell'argomento. E quindi nell'incontro di luglio eravamo rimasti d'accordo con lui che avremmo organizzato un convegno presso il Ministero della Salute prima della fine dell'anno, in cui teoricamente il ministro Schillaci avrebbe dovuto annunciare l'inserimento della fibromialgia nei LEA. Il 14 novembre 2023 abbiamo quindi fatto questo convegno al Ministero, dove purtroppo siamo ripiombati nel caos e siamo tornati indietro di 10 anni, perché è venuto il sottosegretario alla salute Gemmato, incaricato dal ministro Schillaci, che in quell'occasione ha praticamente detto che difficilmente ci potrà essere a breve l'inserimento nei LEA per mancanza di fondi. Ora, ve lo dico come l'ho detto lì e come lo diciamo pubblicamente, e in quell'occasione non abbiamo avuto risposta. Questa storia dei fondi, come ho detto anche prima, è una balla titanica, scusate la terminologia, ma anche perché sempre nella legge di bilancio 2022, dopo che era stato sbloccato il decreto tariffe 2017, quindi si può procedere con il nuovo aggiornamento LEA, sono stati messi a bilancio 200 milioni di euro ogni anno per il nuovo aggiornamento LEA, a partire dal 2022. Quindi 2022, 200 milioni, 2023, 200 milioni. Quest'anno nella legge di bilancio è stato chiesto di diminuire da 250 per ritornare a 200 nel 2025. Non c'è dato sapere perché, visto che comunque non sono ancora stati utilizzati questi fondi, però capite bene che con un accantonamento annuo di 200 milioni di euro per il nuovo aggiornamento LEA, dove nero su bianco c'è anche la fibromialgia, sentirsi dire dal viceministro della salute non ci sono i fondi, la domanda è stata: scusate, dove li avete messi? E a questo non c'è stata alcuna risposta ad oggi. Quindi, siccome noi siamo capoccioni e non ci siamo accontentati di questo, anche perché non possiamo accontentarci di non avere dignità, e la dignità risiede nel poter presentare, scusate se mi accaloro, ma proprio perché sono sempre di più i ragazzi giovani ad essere colpiti, non è pensabile che un ragazzo a scuola o una persona in ambito lavorativo si debba ancora nascondere perché non può presentare un banale certificato medico che dica che è assente dal lavoro perché ha la fibromialgia. E ad oggi ancora, anche quando si va in commissione INPS, viene in un qualche modo, se sono illuminati in commissione INPS, vengono fatte, viene adottata la tecnica di valutare le diminuite capacità che i sintomi della fibromialgia provocano, vengono scelte delle malattie analoghe e normalmente viene scelta la depressione. Quindi capite che, con tutto rispetto per la depressione che spesso viene a causa di quello che viviamo, però se io ho bisogno di essere supportata in ambito lavorativo e tu mi fai un certificato che dice che sono depressa, è il contrario di quello che mi serve. Quindi quando io dico la dignità è questo, perché guardiamoci negli occhi, l'inserimento nei LEA non ci cambierà la vita. Uno, perché sarà riconosciuto un servizio a pochissime persone rispetto ai milioni che siamo, e questo è un altro discorso molto complesso, ma non solo, l'inserimento nei LEA ci darà veramente pochissimo. Qualche esame, qualche visita, non ci cambierà la vita. Quindi l'inserimento nei LEA ci darà solo la dignità,
e non poter più avere risposte da qualcuno che dice è una stupidaggine la fibromialgia, questo ci darà l'inserimento nei LEA. Quindi noi non possiamo accettare che per continue scuse ci sia sempre un procrastinare, perché come dicevo prima parliamo di prevenzione, noi siamo già alla cancrena e quindi ci sarà un'amputazione a breve. Per cui, per dare una mossa a quello che sta avvenendo a livello governativo, come accennavo prima, nel mese di febbraio sono state depositate 6 mozioni, quindi rappresentate tutto l'arco parlamentare. Tutte queste mozioni sono state approvate, salvo sono stati respinti 2 punti fondamentali in tutte le mozioni che li presentavano. Uno, la possibilità di avere lo smart working, che non è la panacea, perché non tutti i lavori possono usufruire di smart working, ma sicuramente a chi può fa la netta differenza. E addirittura in maniera molto sottile il sottosegretario Gemmato ha respinto alcuni punti che erano nelle premesse delle mozioni, neanche nei punti delle mozioni, ovvero l'Italia continua ad avere riconoscimenti regionali, si procede a macchia di leopardo, è fondamentale dotarsi di una legge nazionale. Questi punti sono stati respinti. Quindi, nonostante il disegno di legge sia stato firmato, da tutti i partiti, compreso la maggioranza, quindi firmato da Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega, lo stesso sottosegretario Gemmato ha respinto i punti in cui si chiede l'approvazione di una legge nazionale. Al fine di chiarire queste cose, il 26 marzo abbiamo fatto una diretta, anche questo direi un evento più unico che raro, con tutti i parlamentari che hanno depositato le mozioni. Quindi abbiamo avuto per la prima volta tutti insieme, sempre parlando della trasversalità di cui parlava l'onorevole Coccio, l'onorevole Meloni, abbiamo avuto tutti insieme tutto l'arco parlamentare che, coeso come non mai, ha ribadito che il governo deve assolutamente approvare l'inserimento nei LEA della fibromialgia, e io ribadisco la legge, perché in sintesi le mozioni sono state approvate, respinto lo smart working, i livelli essenziali di assistenza non si sa quando avremo l'inserimento, quando ci sarà l'approvazione della legge. Conclusione: tutti i partiti sono favorevoli, i fondi ci sono, gli studi scientifici abbondano, chi rema contro? Punto di domanda, perché a questa domanda noi vogliamo una risposta. Non è più possibile ascoltare tutti che dicono sì, poi si va sempre avanti. Concludo il mio intervento, che è già stato persino troppo prolisso, per dire che abbiamo già accennato prima, noi stiamo lavorando in tutte le regioni, si procede, come abbiamo detto, a macchia di leopardo. Sono tante le regioni in cui si è ottenuta l'approvazione di una legge, che però effettivamente, a parte l'iniziativa della regione Sardegna del bonus di 800 euro, e un'iniziativa in regione Liguria di dare gratuitamente i farmaci, tutte le altre regioni continuano a dire finché non ci sarà l'inserimento nei LEA non si può fare niente. Voleva dire qualcosa? Sono ben contenta se c'è. E quindi questo era soltanto per dire che, nonostante tutto, insomma, noi come associazione, qua c'è la slide, si parlava Bolzano e Trento, noi insomma in tutte le regioni stiamo cercando di portare avanti sia il riconoscimento sia il più possibile, ecco, il vero lavoro è quello che deve avvenire dentro gli ospedali, perché comunque noi possiamo anche approvare tutte le leggi del mondo, ma se continuiamo ad andare presso gli ospedali non c'è la possibilità di avere le visite, o riusciamo ad avere le visite, tanto non veniamo ascoltati o veniamo rimbalzati dall'uno all'altro, questo è ancora il lavoro enorme che va assolutamente fatto. E scusate la lungaggine, ma dovevo fare un po' un percorso generale di tutto, quindi adesso, se non ci sono domande o interventi, passerei la parola al primo dei relatori. Katia, con una lettura, presenti tu il libro. Allora, volevo fare un libro.
che si intitola Sono ancora qui, di Grazia, una scrittrice fibromialgica. Delle persone che parlano, sono testimonianze di malati. Io oggi però vi volevo di vista. Sente poco. Così mi sentite. Bartolomeo. Con la fibromialgia non è facile. E non parlo dei problemi di cure, i problemi sul lavoro, e nemmeno dei progetti sconvolti o cancellati a breve termine, o delle mille precauzioni necessarie in termini di ritmi di vita familiare, dieta, oggetti come termofori, lampade, infrarosse, polsiere, pancere, stampelle, bastoni, sedie. Parlo della difficoltà di vedere una persona senza rimedio, senza alternative e senza cosa. È qualcosa che fa sentire impotenti, inutili, fa disperare. Chi non è mai stato che soffre non può sapere come sia. Forte, forza d'animo. Perché accettare una cosa priva di senso, tuttavia si fa perché si ama, si fa perché la vita è più forte di qualunque e nella normalità delle cose, perché non si rimpiange niente, non i soldi spesi in terapie, non i menù sfiziosi, non gli hobby che si devono mettere da parte, non le rinunce si confesserebbe nemmeno agli amici, perché la cosa più importante è stare con quella persona, amarla, cercare di farla stare bene, farle sentire la tua presenza, cercare di fare in modo che continui ad essere quella che è, com'è, il più a lungo possibile. Fortunatamente questa malattia non crea pericoli di vita, come altre ben più definite e imperiose, per cui non c'è l'ansia che ogni giorno potrebbe essere l'ultimo. Almeno non abbiamo date di scadenza certe, almeno questo ci è risparmiato. E grazie ancora, come ho detto prima, a tutti quelli che ci accompagnano nella nostra vita.